Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parleremo di insetti, in particolare di parassiti delle piante e quindi di afidi. Vedremo come riconoscerli, quali possono essere le piante ospiti e soprattutto i rimedi preventivi e curativi. Iniziamo subito con questo video. Oggi parleremo quindi di afidi. Vi dico subito, iniziamo con questo video parlando un po' dell'inquadramento sistematico per capire di cosa stiamo effettivamente parlando. Si tratta di piccoli insetti, sono grandi pochi millimetri, colorazione molto varia, adesso vi sto mostrando alcune foto anche a video, e come vedete possono essere neri piuttosto che verdi o con colore rossastro, quindi varia molto da specie a specie la colorazione, e sono noti anche come pidocchi delle piante, proprio perché vanno a posizionarsi sia su piante arboree, come in questo caso sul pero, ma anche su molte piante ornamentali o da fiore. E che cosa fanno? Vanno a pungere i tessuti, le foglie, i fiori in certi casi, e vanno ad estrarre la linfa che circola all'interno della pianta per nutrirsi chiaramente. E questa attività porta sia ad un problema a livello della pianta, adesso vedremo quali sono i vari sintomi tipici, e porta a dei problemi anche secondari di cui parleremo successivamente. Quindi questa pianta di pero che vedete al mio fianco è una pianta che ha subito un importante attacco d'afidi durante questa primavera. Adesso la situazione è un po' rientrata, ma potete da subito vedere i tipici sintomi. Ci sono delle foglie che sembrano un po' arricciate, accartocciate, in certi casi piegate anche su se stesse. Cerchiamo qui ad esempio sul retro, ecco, vedete, queste foglie sono piegate, proprio arrotolate, e se osserviamo con un po' d'attenzione all'interno, qui ce ne sono pochi, vediamo questi puntini neri, vediamo che ci sono anche, magari in questa foglia anche qui ce ne sono un po' altri, insomma all'interno delle foglie arrotolate si trovano questi piccoli insetti, questi piccoli parassiti, ecco qui ce ne sono altri ancora, insomma, ecco, sono di colore nero in questo caso, e si dispongono proprio in piccoli gruppi nella pagina inferiore normalmente delle foglie. L'arrotolamento, quindi questo sintomo tipico di foglie arrotolate, accartocciate, è dovuto proprio alla puntura e molte volte anche a causa del fatto che la saliva dell'afide contiene delle sostanze che portano ad una risposta poi della pianta proprio di questo tipo, un po' come le punture d'insetto per noi, ecco, causano arrossamenti, gonfiore. Allo stesso modo la pianta risponde alle punture dell'insetto con l'arrotolamento delle foglie, con delle decolorazioni spesso, magari troviamo qualche foglia dove si vede, ecco questa ad esempio, vedete, adesso non so a video se si riesce a vedere bene, questa foglia ha delle decolorazioni, delle aree più chiare e delle aree più scure, forse anche in questa si nota meglio. Vedete, ci sono delle zone più giallastre, delle zone più verdi. Questo anche è dovuto all'attività di alimentazione, all'attività trofica dell'afide. E come vi dicevo, questo è il danno primario, quindi l'accartocciamento, l'arrotolamento delle foglie, le decolorazioni che causano in generale un calo della fotosintesi. La pianta fotosintetizza di meno proprio perché ha meno superficie fogliare a disposizione, e poi possono insorgere anche dei problemi secondari. Di cosa sto parlando? Andiamo a vedere meglio su un'altra pianta, in questo caso di ciliegio.
Ecco, allora ci siamo spostati adesso su questa seconda pianta di ciliegio, in questo caso, e l'attacco di afidi è concentrato soprattutto su questa zona della pianta, su questa branca in particolare. Allora, immagino che si veda a video un altro sintomo tipico della presenza d'afidi, ovvero le foglie che brillano, che luccicano sotto il sole. Perché? Se noi andiamo a toccare queste foglie, notiamo che sono appiccicose. E per quale motivo succede questo? Perché gli afidi, che come vi ho detto prima sono sulla parte inferiore delle foglie, guardate qui quanti ce ne sono, veramente tantissimi. Allora, gli afidi che cosa vanno a fare? Alimentandosi vanno ad espellere un liquido, una sostanza che prende il nome di melatta, ed è proprio questo liquido vischioso, appiccicoso, trasparente che troviamo sulle foglie. Questo perché l'afide si alimenta, come vi ho detto prima, di linfa. Che cosa cerca all'interno della linfa? Cerca le proteine. Tuttavia all'interno della linfa c'è molto zucchero e poche proteine, motivo per cui l'afide si alimenta tanto e di continuo per estrarre dalla linfa quelle poche proteine che ci sono. E tutto quello che rimane, quindi acqua e zuccheri in pratica, viene espulso e va a formare proprio la melata, quindi questa sostanza appiccicosa che troviamo sotto normalmente, perché gli afidi che sono qui alimentandosi fanno cadere poi la melata sulle foglie sottostanti. Questo problema e porta poi a un problema secondario, ovvero la presenza di fumaggini. Sulla melata si sviluppano con grande facilità funghi, come le fumaggini, che poi portano tutti gli altri problemi del caso. Quindi sicuramente questo è un problema secondario molto importante. Un altro problema di cui voglio parlarvi è la trasmissione di virosi. L'afide può essere un vettore di altre malattie, come i virus delle piante, chiaramente. Quindi, che cosa succede? L'afide va ad alimentarsi su una pianta infetta, va ad acquisire un virus e quando si sposta su un'altra pianta sana e va a pungere anch'essa per alimentarsi, andrà a trasmettere il virus da una pianta a un'altra. E questo è un metodo di trasmissione indiretta che i virus delle piante sfruttano in modo veramente molto efficace per diffondersi. Poi adesso non entriamo troppo nel dettaglio perché altrimenti il video è troppo tecnico, ma possono esserci varie situazioni per cui l'afide può trasmettere per un certo lasso di tempo più o meno lungo la malattia, la virosi. Questo dipende se il virus viene assimilato all'interno del suo corpo o se rimane confinato alla zona dell'apparato boccale, ma è un discorso abbastanza tecnico che non voglio affrontare in questo video. Quindi in sostanza abbiamo capito che oltre al danno primario, arrotolamenti, accartocciamenti, decolorazioni, c'è la produzione di melata che porta poi a infezioni da funghi e c'è la possibilità che vengano trasmesse delle virosi. Come possiamo quindi prevenire o curare in tempo eventuali infestazioni d'afidi? Andiamo a vedere quali possono essere i prodotti biologici e non a disposizione. Allora, chiudiamo questo video con i metodi preventivi e curativi per gli afidi. Che cosa abbiamo a disposizione? Partiamo dai prodotti biologici, soprattutto con funzione preventiva, in parte curativa. Questo prodotto, l'olio di lino, ad esempio, ha una buona efficacia contro le cocciniglie e contro gli afidi, quindi possiamo applicarlo sia a scopo preventivo sulle piante, sia all'inizio di un'infestazione. Sul ciliegio che avete visto prima, dove solo una branca era infestata e le altre erano sane, questa può essere una buona soluzione. Mentre se vogliamo passare al chimico, comunque rimanendo su prodotti biologici a bassa carenza, come in questo caso, possiamo usare prodotti a base di piretrine naturali.
che sono consentite anche agli hobbisti e a chi non ha il patentino, e si tratta a tutti gli effetti di un insetticida, quindi funziona davvero bene sugli afidi, però ha una bassa carenza, quindi dopo pochi giorni potete addirittura raccogliere i frutti, e per questo mi sento di consigliare questa soluzione. Altrimenti ci sono degli insetticidi più potenti, quindi piretrine sintetiche ad esempio e così via, che però sono riservate al giorno d'oggi a chi ha il patentino, e chiaramente sono più adatte per infestazioni importanti su grandi superfici. Bene, quindi giochiamo molto sulla prevenzione e anche sugli insetti utili. Ad esempio le coccinelle sono delle predatrici di afidi. Se trovate delle coccinelle in giro sulle vostre piante, tranquillamente lasciatele, anzi spostatele su una pianta dove ci sono gli afidi, perché vi aiuteranno. Detto questo, chiudiamo con il video. Se avete ancora qualche domanda sugli afidi, potete farmela nella sezione dei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.